siamo con Matteo La Spada, pizzaiolo della pizzeria L'Orso di Messina. Allora Matteo, oggi qui a Taormina Gourmet che cosa ci presenterai? Oggi portiamo la tipologia di impasto, è un impasto alla teglia romana, dove abbiamo portato due basi, una fatta solamente con farine di tipo 1 e una piccola percentuale di perciasacchi, quindi è un grano duro che appartiene antico, che appartiene alla nostra terra. Nell'altra abbiamo invece, per una questione anche di topping, abbiamo invertito dove le pari percentuali, dove lavoriamo da una parte sempre con la tipo 1, ma poi siamo andati a miscelarla con il riso artemide. Il riso artemide comunque ci dà quel colore intanto sul viola, sul blu, e ricorda anche, visto che stiamo parlando di stagionalità del nostro topping, ci ricorda anche l'odore del mosto. Siamo nel periodo giusto, quindi quasi fine vendemmia. Vendemmia, ma è anche portato perché vogliamo giocare sulla cromatura, perché porteremo una crema di zucca dove l'abbiamo cucinata solo esclusivamente a vapore, uno per esaltare di più il sapore, ma per rendere vivo ancora di più e acceso il colore della zucca. Dovevamo portare i funghi porcini, durante il fornitore non ci ha portato i funghi porcini perché non sono stati dei giorni importanti, favorevoli. Quindi ci siamo accontentati sempre di anche una... perché deve piovere tanto, insomma, quindi ancora non ha piovuto. Ce l'hanno portato fino alla settimana fa, ma purtroppo è settimana, perché comunque noi lavoriamo molto sulla stagionalità ed è una pizza che è presente nel nostro menù. E in più i funghi ci hanno portato dei funghi champignon e dei funghi cardoncelli, quindi saranno un po' miscelati. Anche questi hanno una particolarità di lavorazione sempre effettuata quasi del tutto a vapore, che comunque a me piace dare, che il fungo nonostante tutto sia ricco d'acqua, però con le giuste tecniche di cottura si riesce a dare una carnosità al fungo e esaltare ancora di più il sapore. E poi completando con una provola affumicata a paglia e della pancetta arrotolata con pepe nero della Levone. Bene, noi non vediamo l'ora di assaggiare questa delizia speciale. Ma a proposito della pizzeria L'Orso, sappiamo che l'anno scorso, nel 2021, ci sono stati tantissimi riconoscimenti. Quale tra questi ti ha reso più orgoglioso? Quale? È una bella domanda, perché ognuno ha un momento particolare, comunque sono gratificazioni per chi fa il nostro mestiere, comunque danno una marcia in più perché ti fanno vedere e ti fanno capire che stai facendo bene. Sicuramente i tre spicchi del Gambero Rosso, ma come entrare nella prestigiosa guida di 50 top pizza, essere 28esimi italiani e 49esimi per quanto riguarda mondiali, per noi è un motivo di orgoglio. E poi comunque il Best in Sicily regala quell'emozione, quella ciliegina che va a completare tutto. Bene, allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Per oggi. Grazie. Taormina Gourmet 2022, siamo insieme a Raffaele Librandi della storica azienda calabrese, azienda nata negli anni 50, che oggi ha portato una verticale di Maglioppo e di Gaglioppo, e sentiamo un po' i commenti di Raffaele Librandi. È stato molto interessante perché insomma per noi è sempre un piacere far conoscere questi vitigni molto particolari a un pubblico internazionale. Spero, insomma, e penso siano piaciuti, quindi è stata insomma una bella soddisfazione. Tra l'altro abbiamo visto che soprattutto il Gaglioppo mostra una interessantissima evoluzione nel tempo. Sì, sono due vitigni che invecchiano abbastanza bene. Sicuramente il Gaglioppo ha più potenzialità, è il nostro vitigno più tipico, il Gaglioppo, quindi insomma quello a cui siamo sicuramente più affezionati, però insomma anche il Magliocco ha delle ottime capacità di invecchiamento, come insomma si è visto anche oggi. È un'azienda che fa anche sostenibilità, quindi avete delle certificazioni? Sì, abbiamo ottenuto la certificazione Qualitas 2 anni fa, insomma noi crediamo molto, a parte che ormai è un punto essenziale, però insomma ci puntiamo molto come azienda. Come è essenziale aprire le porte dell'azienda per fare enoturismo? Sì, su quello abbiamo anche insomma un museo del vino, abbiamo dei tour guidati, abbiamo insomma diverse visite in aziende, e anche quello è un punto ormai essenziale per le aziende. Che sta dando soddisfazioni, quindi. Sì, c'è molto interesse, l'enoturismo sta crescendo, insomma anche nella nostra regione va molto bene, quindi insomma sì, anche quello dà soddisfazione. Bene, grazie e buon proseguimento. Grazie. Taormina Gourmet 2022, siamo in compagnia di Daniele Cernilli, Dr. Wine. Benvenuto, che cosa si aspetta da questa edizione che tra l'altro riprende dopo 2 anni i banchi d'assaggio?
Ma mi aspetto quello che è sempre stato, cioè una kermesse di enogastronomica divertente con tanti produttori di vino, cuochi, produttori di prelibatezze culinarie, di materie prime anche, no? Perché ci sono tutte queste cose. È una specie di grande festa del buon cibo e del buon vino, questa è la cosa importante. Assolutamente. E tra le masterclass in programma, quali ha suscita in lei più curiosità? Ma diciamo che sono soprattutto quelle che devo guidare, perché ne devo fare 5, quindi dovrò guidare 5 masterclass. Ci sarà una in particolare a cui tengo molto, insieme a Simona Fino, e sarà sul primitivo S, che è forse il più grande primitivo che esiste e probabilmente uno dei più grandi rossi del sud Italia. Bene, grazie e buon Taormina Gourmet. Direttamente da Salina, ma con le radici a Modica, qui lo chef di Capofaro, Gabriele Camiolo, che ci ha preparato un tiramisù eoliano con delle consistenze davvero equilibrate e anche una spinta di salato dovuta a questo cappero. Diciamo che una delle note che mi porto sempre dietro dalla mia idea di pasticceria e di cucina, quindi avere dei sapori decisi, tra cui il sapido e l'acido deve essere prevalente. Qui abbiamo la presenza del sapido, non del salato, non direi proprio di salato, che è il cappo che lo portiamo in due consistenze, naturale, fritto, e in aria, quindi questa area di cappere va a chiudere il dolce stesso, quindi una leggera nota sapida che va a abbassare il potere dolcificante già utilizzato in maniera molto bassa. Ma parliamo anche del caffè particolare che è stato utilizzato per questo tiramisù. Il caffè che abbiamo utilizzato, ovviamente scavando nelle tradizioni che possono essere il radicarsi con la Sicilia, col territorio, abbiamo utilizzato il caffè di cicoria, abbiamo utilizzato le radici, dopo che l'abbiamo pulita, abbiamo utilizzato le foglie per utilizzarla in cucina come side, in un contorno o in un secondo. E le utilizziamo la radice, quindi viene tostata e poi viene frantumata con l'uso del mortaio. Ci tengo a sottolinearlo per evitare di far perdere quella parte volatile, quelle sensazioni che possono essere degli oli o comunque quegli aromi impercettibili che vengono persi con una lama che va a scaldare. Quindi questo caffè che viene estratto è del caffè di campagna, quindi quello utilizzato quando non c'era la possibilità o non c'era neanche la reperibilità del caffè. Quindi un uso tradizionale degli ingredienti con una lavorazione anche tradizionale. Sì. Diciamo che la vera avanguardia adesso è guardare indietro. È vero, guardare avanti. È vero. Ce lo porta tutto questi problemi che abbiamo con la reperibilità di energia, con i costi che ci vanno ad aumentare, quindi l'utilizzo del mortaio è una questione di manualità. Da pastry chef a chef, che cosa è cambiato e che cosa è in meglio e cosa è in peggio? In ogni caso è sempre meglio, perché se si ama questo lavoro va bene qualsiasi posizione si ricopre all'interno della cucina. Diciamo che l'unico handicap può essere che devi gestire più ragazzi o più persone che portano avanti il tuo lavoro, quindi devi essere bravo a delegare. Penso che un bravo chef sia quello che parla di noi e non parla mai di io, e soprattutto mette i piatti davanti all'ego proprio. Bene, in bocca al lupo. Io e il lupo sempre, grazie. Taormina Gourmet 2022, siamo alla nona edizione, con qui con noi Fabrizio Carrera. Allora Fabrizio, quest'anno l'edizione finalmente torna con i banchi d'assaggio. Assolutamente sì, è un grande piacere, un ritorno alla normalità, anche se con qualche gradualità, ma siamo qui a Taormina Gourmet a celebrare il vino, il grande vino italiano e anche quello straniero, ma anche i bravissimi chef emergenti, i pizzaioli siciliani di alta qualità, ce ne sono tantissimi, e appunto il banco d'assaggio in cui ci sono tante aziende da tutta Italia, e chi verrà al banco d'assaggio potrà godere di tanti assaggi di vini buonissimi. Raccontaci qualche piccola chicca di questa edizione. Ma una cosa che mi piace ricordare è che a Taormina Gourmet c'è Mattia Spedicato, sommeliere del Geranium di Copenaghen, ritenuto il primo ristorante al mondo, che verrà a raccontarci quali vini si bevono nel ristorante appunto più buono al mondo. E altre masterclass importanti, ne avremo una su Riesling senza frontiere, con il Riesling di questa varietà bacca bianca molto particolare, che si coltiva ad alta quota e in alcune zone d'Europa, e quindi una masterclass dedicata ai Riesling da tutta Europa.
e poi ancora verticali dedicati ai grandi vini italiani, una sui vini greci, una sui vini spagnoli. L'idea è che Taormina sia una piccola capitale del vino più buono che viene da tutte le parti del mondo. Bene, allora non ci resta che invitare tutti a Taormina Gourmet 2022. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. Simona Natale dell'azienda Gianfranco Fino qui a Taormina Gourmet 2022 con una grande verticale di Primitivo. Allora Simona, è stata veramente una bellissima masterclass questa. È stato molto interessante tornare a confrontarsi sicuramente con una platea così particolare, perché Taormina Gourmet è sempre comunque un parterre importante. Molto difficile. Oltre che diciamo delle bottiglie, delle annate, si è parlato anche della difficoltà del vino del Sud Italia di emergere e del fatto che finalmente, dopo tanti anni di duro lavoro di produttori come voi, si riesce ad affermare il territorio, si riescono a affermare questi vitigni che purtroppo nel passato hanno fatto la ricchezza di altri. Ci abbiamo creduto. Abbiamo cambiato le sorti, ma non siamo stati soli. Un gruppo di viticoltori molto avveduti che hanno creduto nel loro territorio e quindi si sono impuntati per mettere le loro facce e i loro nomi sulle bottiglie. Abbiamo creato un nuovo corso, una nuova storia. Ovvio, le cisterne continuano ad esistere, ma il territorio è molto cresciuto. Oggi almeno abbiamo la riconoscibilità dei nostri visi e dei nostri marchi. Questa diciamo è la dimostrazione di una grande determinazione. Questa determinazione porta sicuramente anche degli obiettivi futuri. Che cosa c'è nel futuro dell'azienda Gianfranco Fino? Sicuramente abbiamo appena terminato la cantina con un piccolo wine resort. Per noi questo è stato un traguardo molto importante. Non riesco a pensare a chissà quale futuro, quali nuovi obiettivi. Voglio che quel luogo sia un luogo dove emozioni, sensazioni, passioni sia molto evidente. Oggi non me la sento. Siamo molto stanchi dopo lockdown in pieno, durante la cantina, la costruzione della cantina. Però io credo che per crescere bisogna osare, e noi abbiamo veramente osato oltre le nostre forze. Voglio solo consolidare e rendere reale ciò che abbiamo creato, forse anche perché non avendo figli vorrei che queste energie avessero un frutto tangibile, andasse oltre il tempo. Grazie mille.